Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della Casa di Carta 4. Sì, l'ho guardata e la volevo guardare? No, però mi è stato chiesto un parere più volte e per dare un parere adeguato bisogna conoscere. Poi mi hanno messo curiosità tutti questi commenti negativi che dicevano proprio che era una merda, era la merda, scritto L-A-M-M-Erda, tutto attaccato, e che avessero veramente grattato il fondo del barile. Io volevo vedere fino a quanto il fondo del barile potesse essere raschiato. L'hanno bucato il barile, l'hanno bucato. Vi premetto una cosa, non vi racconterò la trama della quarta stagione, sia perché l'hanno vista cani e porci, quindi la conoscono tutti, sia perché è talmente noiosa, è talmente vuota già da vedere che da raccontare è anche peggio. E io non voglio farvi questo e soprattutto non voglio risentirla un'altra volta. Tanto chi arriva a vedere questo video è perché uno ha visto la stagione, gli ha fatto cagare e vuole venire qua a sentire dell'altro odio sulle 8 ore di tempo che ha buttato. Chi viene qua magari intenzionato a guardarla o meno e vuole sentire un parere, ve lo dico già adesso, non guardatela, guardatevi altro. Guardatevi Servant, ne ho parlato nel video che ho pubblicato ieri, guardatevi quella, guardatevi Tales from the Loop su Amazon Prime Video, una bomba. Questa non guardatela, voi lo guardereste un porno con Luciana Littizzetto? No, e non guardate nemmeno questa, eh? Veramente, atroce. C'è gente a cui è piaciuta, buon per loro, non hanno buttato via 8 ore. Io volevo veramente prendere la macchina del tempo, tornare indietro di 8 ore e non guardarla, ma picchiarmi per evitare proprio di guardarla. È stata una cosa veramente tediosa, da morire. Quindi non vi racconterò la trama. Ho appena finito di guardarla, ho ancora la rabbia che mi fomenta e cercherò di condividerla con voi senza farmi chiudere il canale. Partiamo. Voglio dire proprio due parole sull'inizio canoro di questa quarta stagione. Su internet ho letto i commenti, mi riferisco alle scene dove cantano le canzoni della nostra tradizione musicale. Alcuni su internet hanno scritto: vabbè, è una bella scena, hanno scelto anche dei gran pezzi della nostra musica. Quindi se io domani mi metto qui in giardino, allestisco un bel set, prendo un flauto dolce, me lo metto in culo e suono Bohemian Rhapsody, è qualcosa di bello? No. Non vado oltre, vero? E non serve scegliere una musica indicata, bella, della tradizione, per giustificare un inizio immondo del genere. Era da evitare. Ci sono già le parodie con le musiche neomelodiche che fanno scassare e sono peraltro meno fastidiose da vedere, quindi ho detto tutto veramente già, basta. Allora, la quarta stagione riparte laddove la terza ci aveva lasciato, quindi siamo ancora nella banca di Spagna. E questa cosa dovrebbe essere normale, cioè in tutte le serie TV dove c'è una storia che prosegue di stagione in stagione, è normale che la stagione 4 inizi dove la stagione 3 è finita, questo è normale. La cosa che non è normale è che questa quarta stagione è composta da 8 episodi e i primi 4 sono inutili. Sono inutili. Non succede un cazzo. Sembrano un trailer degli altri 4 dove succede poco e niente, ma qualcosa in più dei primi 4. Sì. 4 episodi su 8 è la metà. Cioè, non sono 4 episodi su una stagione da 22. Che già sono tanti 4 episodi dove non succede niente. Ma è la metà. Della prima Casa di Carta non c'è nulla. Non c'è nulla. Allora, se devo proprio salvare qualcosa di questa quarta stagione, il comparto estetico, le immagini non sono brutte da guardare, niente capolavori, niente cose pionieristiche, nulla di tutto ciò. Cioè non è che qui è stato inventato qualcosa di pionieristico di nuovo che sarà poi ripreso da chissà chi, no. Il comparto estetico è guardabile, le immagini sono apprezzabili, un buon color grading, dei movimenti di camera abbastanza interessanti. Tutte le scene di azione sono girate alla Michael Bay e qui chi vuole capire capisca. Dal punto di vista estetico forse è il salvabile. Però della prima e della seconda, sì vabbè, era parte 1, parte 2, ma facciamo prima e seconda stagione della Casa di Carta, non c'è nulla. La prima e la seconda stagione della Casa di Carta a me erano piaciute, era un prodotto che a me era piaciuto. Tanti hanno cantato al capolavoro, no, però sicuramente una cosa interessante che non mi aspettavo peraltro dalla Spagna.
fighissima la prima e la seconda stagione. La terza a me non è piaciuta, però ci sta, ok? La prima e la seconda sono stato un successo, provi a fare la terza, provi a mungere ancora la vacca. Però se fai anche una quarta stagione devi capire che cosa non ha funzionato nella terza e risolverlo nella quarta, non capire che cosa ha fatto cagare nella terza e sostituirlo a ciò che magari c'era di buono e quindi fare tutta una cosa che fa cagare, perché la quarta stagione è stato un prodotto confezionato peggio della terza e ce ne voleva, ma ce l'hanno fatta. Bene, parliamo dei personaggi. Li odio tutti. Quindi questo è il punto di partenza. Tokyo fa l'eroina, fa la donna con le palle, ma no, fallisce in pieno, personaggio scritto male in questa stagione, anche nella terza. Se in nome di Dio, quando erano su quell'isola fighissima dei Caraibi, no? Lei anziché avere la voglia di andare in giro a fare... la voglia di andare in giro a ballare, a divertirsi, fosse rimasta lì con quel cagacazzi di Rio, che è la figa a Tokyo, fosse rimasta insieme, lui non comprava quei cazzo di cellulari, quel qualcosa lì, cioè o lei rimaneva lì o lui non comprava i cellulari, fate voi. La terza e la quarta stagione non ce la saremmo dovuta assorbire, invece no, lei era andata via e quindi lui è schiumato e allora se ha comprato i telefoni satellitari ma l'hanno inculato in pieno, quindi lui ha chiamato, l'ha intercettato, è successo un casino e quindi ci hanno dovuti assorbire terza e quarta stagione, no? Quindi Tokyo già la odio perché è colpa sua se c'è la terza e la quarta stagione. E almeno nelle altre stagioni la facevano vedere nuda qualche volta, qui manco, quindi cioè l'unica funzione di estetica che dava alle immagini non c'è. E boh, cioè il suo personaggio è fine a se stesso, la odiano tutti intanto. Poi mi voglio soffermare su Arturito, che è diventato uno spacciatore e uno stupratore, ma anche dei difetti. Vabbè, scherzi a parte, cioè Arturito è un personaggio che nella realtà sarebbe morto alla terza volta che rompeva il cazzo ai rapinatori, le prime tre volte che ha parlato, quindi non so per quale motivo l'abbiano fatta arrivare fino a qua, ma è un clown e deve morire male. Denver è... boh, penso che abbia dormito con la testa nel microonde acceso perché è palesemente ritardato, ma non lo dico in tono offensivo. È oggettivamente ritardato come personaggio, no? Palermo, lo mettono lì per sopperire la mancanza di Berlino, ma... Berlino era peraltro il personaggio che mi era piaciuto di più nella prima e nella seconda stagione. Beato lui che è morto e quindi si è risparmiato negli eventi della terza e della quarta, in cui l'hanno fatto comparire già i flashback, e io li odio come la peste. Ne hanno messi un miliardo e quindi mi hanno fatto odiare anche l'unico personaggio che apprezzavo, Berlino, perché nei flashback, quindi quando parte il flashback parte la bestemmia e c'è Berlino, quindi di conseguenza ho odiato anche Berlino, grazie. Probabilmente tutti sti flashback, se devo però pensare a una ragione per cui li ha messi, è perché si sono resi conto di aver fatto crepare l'unico personaggio che la gente non odiava e quindi in un modo o nell'altro cercano di rimettercelo. La morte di Nairobi. Nairobi è un personaggio che è stato apprezzato dal grande pubblico, no? Anche la mia ragazza ha apprezzato molto Nairobi. L'hanno fatta morire. Anche qui l'hanno visto lungo, no? Anziché far morire i rompicoglioni, hanno fatto morire i personaggi che al pubblico piacevano. Perché l'hanno fatta morire? C'è un risvolto nella trama dell'intreccio? Assolutamente no, perché la trama dell'intreccio non ci sono in questa quarta stagione. L'hanno fatta morire perché se già nei primi quattro episodi non era successo un cazzo, almeno hanno fatto morire un personaggio. Immaginatevi nel Trono di Spade la morte di Nairobi, cosa sarebbe stata? Niente, perché era la 25esima e non avrebbe cambiato niente. Qui invece viene visto come, oh mio Dio, l'apice, no? Lo zenith della narrazione, perché non è mai successo niente né prima né dopo, quindi la morte di Nairobi è stata importante per non far completamente assopire anche l'appassionato. Finisco col parlare della poliziotta fetish Alicia, che dopo tutto il casino entra nella tenda, entra nel bunker, entra nel covo del professore. E questo era il finale scioccante di cui si parlava. Finale scioccante? Lo spettatore, dopo aver visto i canti di Berlino, si sciocca per vedere la poliziotta fetish entrare nel bunker del professore? Non penso.
Quindi ci sarà una quinta stagione, perché le basi sono per una quinta stagione. E quindi questa poliziotta farà parte della banda? Come la chiameranno? Abbiate Grasso? Non lo so, daranno un nome anche alla poliziotta, ma visto Palermo penso che Abbiate Grasso sia tra i nomi papabili. Mi sento meglio. Mi sento meglio perché prendere un prodotto che ha funzionato così tanto. Dimenticavo una pagina, un sito che difende la quarta stagione della Casa di Carta, ovviamente li hanno pagati profumatamente. Ha accostato Quentin Tarantino alla Casa di Carta 4. E perché quando c'è Nairobi distesa, no, che gli devono piantare la siringa per farla ritornare in salute, hanno fatto il parallelo con Mia Wallace sdraiata a terra con Vincent Vega in Pulp Fiction. Hanno cercato di creare un ponte fra Casa di Carta 4 e Pulp Fiction. Va bene, ma è come accostare Sharknado allo squalo di Spielberg perché ci sono gli squali, no? Quindi tu, sito, che mi fai questo accosto. Vabbè, c'è stato l'omaggio della Casa di Carta a Quentin Tarantino, eh? Perché non gli sembrava già essere stati troppo stronzi ad averci propinato questa storia. Devono anche mettere di mezzo Pulp Fiction, eh?